Antonio e faccio il cantautore. E mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone. Ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamo Laura e sono laureata. Dopo mille concorsi faccio l'impiegata. E mio padre e mia madre una sola pensione. Fanno crescere Luca, il mio unico amore. A volte penso che sia finita, ma proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Iniziamo allora, sì. Buonasera a tutti, eccoci qua. Ci troviamo all'ultima edizione pre-natalizia. Qua in questo spazio io voglio fare un applauso, perché abbiamo conteggiato con Angelo gli artisti e ce ne sono stati 500 in quest'anno proprio. Quindi tantissimi. Allora, vi spiego un attimino come si svolgerà la serata. Allora, ovviamente lui è il critico d'arte Alfredo Maria Barbagallo, che farà la presentazione di tutto. E anzi, a tal proposito invito gli artisti espositori a mettersi qui vicino a me e poi vi facciamo una ripresa collettiva. Maestro. Una volta che ci sarà appunto questa presentazione, abbiamo Sgarra che si vergogna, viene qua, ecco la Lara che è qui di Sgarra. La Soarro ci abbiamo tutti. Il marito Crisponi, Pellegrini, ok, mi ricordo di Pellegrini. Sì. Quindi ci sarà questa presentazione, quindi adesso guarderà il critico. Sì. Dunque, io generalmente sono noto come un critico abbastanza, diciamo, schietto poi delle cose, proprio perché cominciando a fare il critico, quando cominciai c'erano i miei, venivo dall'università, no? Venivo, si chiamava la critica, che alle volte erano troppo lunghi, perché era un concetto di importanza il fatto che l'intervento lungo doveva essere un segnale di qualità, cosa assurda, perché la sintesi poi è anche una qualità importante. Anche perché l'arte si presenta da sé. Il critico non è altro che un faretto. Io spesso lo paragono a un arbitro di calcio, che si deve notare il meno possibile e deve evidenziare il più possibile il ruolo del giocatore. In questo caso qua è l'artista il protagonista in quello che dà e quello che umanamente non può dare, no? Ma come sempre si dice, l'importante non è tanto quanto il bicchiere sia grande, ma quanto il bicchiere sia pieno. Ossia, anzi paradossalmente, un artista che dà tutto di sé, no? E quindi ha il bicchiere pieno, rispetto a un artista di maggiore qualità che però trattiene se stesso per complessi, per le tante angosce che ha l'artista, e paradossalmente danneggia più se stesso, perché il primo nemico dell'artista è sempre se stesso. Il secondo è il sistema sociale, che non è fatto dalle amministrazioni o dagli organizzatori, è fatto da una serie di nemici insidiosi che sono alle volte persino i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi, la battutina, ma che fai, ma lascia perdere, fai altre cose, ma sai perché, per come. Mentre un'opera d'arte, al momento in cui quell'opera è compiuta, tende a ingentilire l'ambiente che è intorno a sé e quindi a aiutare le persone che ci sono vicino, dal marito ai figli. C'è una funzione sociale dell'arte, di cui oggi i critici non parlano più e che invece è centrale, importantissima e va potenziata. Al momento in cui voi donate un'opera d'arte al mondo, la donate prima di tutto alle persone che vi stanno vicino. Poi a chi la compra? E chi la compra se la tiene. Questa è. Chi la compra se la tiene e quell'opera diventa un amico. Queste sono tutte cose che ho detto. Entrando poi sugli stili, voi vedete le cose che dicevo, una linea di tendenza che però io vedo ripetersi sempre più.
e mi aggiro così un attimo, ma insomma ecco, vedete dalla parete qui, che c'è anche un'intelligenza nella collocazione delle opere, no? Al frontale qua davanti, cosa vedete? Questo lo vedono tutti, no? Anche le persone che hanno meno competenza, potenza cromatica. Quindi questa esibizione di colore sfrontata, sicura, dinamica, che è un'espressione innanzitutto del nostro mondo italiano che è fatto di luce e di colore, quindi fatalmente noi lo riprendiamo, no? Mi viene un po' da ridere quando sento ma come mai i tedeschi poi nella loro società quattrocentesca, cinquecentesca erano i più grandi produttori di legname artistico, no? I crocifissi poi del sud della Baviera, come mai le chine, come mai gli scandinavi, perché non c'era luce. Ovviamente noi abbiamo questa tinta mediterranea che porta fatalmente la nostra psicologia a questo. E poi la capacità di surrealismo nel disegno al momento in cui si sogna e di figurativo corretto, non di figurativo piatto, ma di figurativo pieno, no? Legato a dei fattori di raffigurazione. Ultima raccomandazione in questo intervento, che poi non è voluto andare più in là di quanto non deve andare, no? La necessità, diciamo così, di ricerca dei propri limiti. Cioè un artista essenzialmente è una persona che ha una competizione con se stesso, una competizione interiore con se stesso, può dare sempre di più, ma lo può fare al momento in cui, ecco, io ricordo sempre questa regola aurea, la ricordo sempre, ecco, la dico a tutti voi artisti, vi dico una cosa che guardate, molti non approveranno, ma voglio essere sincero, guardate che è meglio essere troppo vanitosi che troppo modesti. Sembra assurdo, perché la cosa migliore è evitarle tutte e due le cose, ma se proprio uno deve avere un vizio, al momento in cui comincia a dire io sono povero, sono piccolo, sì è vero, sa Barbagallo, io faccio queste cose, assolutamente, tu devi credere in te stesso ciecamente, senza pensare di essere diventato Tintoretto, Tiziano, non è questo il problema, ma se cominci a spezzarti le gambe da solo, non c'è critico al mondo che ti possa aiutare, amici. Non esiste intellettuale, non esiste persona che possa far credere in sé, nelle proprie capacità artistiche, uno che non ci crede. Quindi, sicurezza di sé, anche sfrontata, sorridente, non presunzione, non vanità, ma sicurezza di sé. Mai presentarsi come pellegrini. Voi negli spazi espositivi vi dovete presentare da padroni. Perché il protagonista è l'arte che voi avete creato con sudore e con fatica. Grazie. Inizio io, Ilaria Pergolesi, Roma. Paola Pellegrino, Roma. Elisabetta Crisponi, Bologna. Madonna Enrico, Milano. Sandro Casadei, Roma. Carolina Moluzzi, Monte Porzio, Roma. Maria Pia Tozzi, Spinaceto di Greccio, Rieti. Laura Soro, Avezzano. Salvatore Bianchini, Roma. Mario Lopez, Barcellona. Giacomo Quarto, Roma. Fabrizio Sgarra, Roma. Concetta Marina, Napoli. Ma abbiamo anche la seconda via, Paola Lavorilli, Roma. Benny Angeletti, da Roma. Iliano Vincenzo, da Roma. Giovanni Vincenzo Marino. E Alex Di Meglio, Roma. Di Biagio, Roma. Andrea Carici, Aprilia. Lì? Nessuno? Ci siamo? Qua. Laura Serra. E Cagliari. Perché ti sei imbucata? Vai, vai qua. Sono arrivata in ritardo. Eccola, fai un applauso. Laura Serra in Cagliari. Perfetto. Un grande applauso a tutti. Quindi, come ricordavo inizialmente, stanno partecipando a un premio, quindi questa mostra di pittura sì è una collettiva, ma uno di loro vincerà una mostra a Barcellona che si terrà nel mese di marzo. Devo fare una precisazione che ho fatto tante volte. Quando all'interno di una mostra c'è una scelta, no? Questa scelta si deve fare fatalmente perché le possibilità di chi organizza in tutti i campi non sono mai illimitate. Abbiamo
la possibilità, però attenzione, non significa che chi non vince non si possa qualificare, diciamo così, moralmente, culturalmente, artisticamente, su un livello comparabile. Ossia, generalmente vince sempre un gruppo, e in questo caso qua vince sempre la qualità di una mostra. È difficile che all'interno della mostra, è certo che non partecipi Buonarroti, che non vedo, non so, non mi pare che si sia presentato. Non l'abbiamo scelto. Se Raffaello... Giotto deve venire a Bondone, ma non credo. Allora, detto questo, ripeto, è importante il capire che la capacità di chi vince rispetto alla capacità di chi ha partecipato a quell'evento si pesa nel valore complessivo dell'evento, e quindi è una soddisfazione comune che tutti dobbiamo avere, cioè quello di avere spinto la civiltà artistica romana a un risultato tutti insieme, sia chi vince sia chi non vince, va bene? Quindi ovviamente il nome lo diremo alla fine. Prima ci sarà uno spazio musicale, stanno là dietro in incognito, ora però ve li presento. Io intanto vi invito a fare un po' di ginnastica. Chi vuole? Ultimo piano proprio per gli appassionati. Mario, sei sempre qua? Sempre presente. Ci siamo pure noi, sto bene. Andiamo a Barcellona. Sono il quadro, ma ora che non è per niente bello, guarda che si pizza la fronte. Sono del parentato, posso rimanere? Ho cercato di andare lì sulla piazza, però non fa niente. Puoi tenere questo per favore? È arrivato di amico. Facciamo un altro applauso. Che è veramente adatta per aiutare, quindi veramente grazie a loro che ci hanno fatto io. Questo momento e avvicinandoci, come direbbe il mio ex compagno di scuola Fabrizio, l'esame insieme, ci stiamo avvicinando al momento, quindi adesso perdo tempo cosa fare lui magistralmente, no? No? Ricordando quando era ragazzo, giocavo con i fagioli e allora, ci siamo tutti? Penso di sì, penso di sì. Allora, che cosa vince ovviamente l'artista, diciamo che possiamo dire prima assoluto? Possiamo dire così? Vince una mostra a Barcellona che appunto si terrà nel mese di marzo, noi abbiamo già testato questo spazio, anche io ci ho fatto una personale, uno spazio meraviglioso, vicinissimo alle rampe.
vince una donna e il suo nome è Elisabetta Crisponi. L'opera è quella bellissima opera, la vuoi staccare? C'è un momento di emozione. C'è un momento di emozione. Eccola qua, innanzitutto qua, abbiamo la testimonianza, guarda, te l'ho fatto tutto. Eccola. Guarda, ci sono ovviamente adesso. Ah, proprio alla grande. Ma lo bene come balletta? Alla grande. Grazie, no, allora qua bravissima. Eccola qua. Bravissime. Ovviamente eccola qui. Allora, in due parole, insomma, fondamentalmente, però cerchiamo di valutare, no? Ripeto, con la premessa che avevo fatto, cioè che la soddisfazione e di tutto un coro di artisti che hanno partecipato, quindi primus, è un primus inter pares perché tutto quanto l'evento. Ma fatta questa premessa, che ripeto, vediamo che le caratteristiche dell'arte di Elisabetta, che tante volte io ho commentato, sono caratteristiche di arte completa, elegante, soggettualmente originale, tecnicamente completa. E quelle le sue opere, io non parlo solamente di questa, ma generalmente della sua produzione, hanno quel quid che poi in qualche modo fa saltare l'opera fino a un livello di eccellenza, che è determinato da un insieme di questi fattori di completezza d'arte e di originalità tematica. Elisabetta è un'artista che ama queste tematiche, diciamo così, altamente surreali, quindi facendo onore a una scuola che è quella del surrealismo, che da noi non ha mai attecchito fino alle ultime generazioni, devo dire. Adesso sì, ma non aveva mai attecchito storicamente, perché è coperta da fattori politici, da fattori culturali nazionali, e in qualche modo adesso sta emergendo, e sicuramente questa ragazza ne rappresenta uno degli elementi più importanti. All'interno, ripeto, di tutto questo coro di opere è un'opera capoguida, e quindi in qualche modo sarò ben contento che Barcellona, che è una città che tanto ha dato alla cultura europea, no? Potrà ospitare anche lei, ma potrà, diciamo così, creare questo gemellaggio tra Roma e Barcellona, che è storicamente molto forte, è sempre stato molto forte, ma è che è fatto di grandi dell'arte da tutti e due i campi. Quindi stringiamoci tutti quanti intorno a lei, stringiamoci intorno a tutti quelli che hanno vinto dei premi qua. Io vedo Teodoro che ha vinto. No, tra l'altro, infatti, Teodoro e diversi altri di voi, esattamente. Lui è l'edizione dell'edizione precedente. C'è il passaggio del testimone. Vicino con le tematiche surrealiste, con quest'opera bellissima. È così. Oh, attenzione, guardate che ognuno di voi, se l'avesse perso, ha la sua mini critica, che ho curato con molta attenzione, che Angelo Sangiamenti ha inserito poi nel sito, in maniera tale che la può leggere e vedere, no? Questo è importante, perché guardate che una mini critica rimane poi come elemento, diciamo così, che fa curriculum dell'artista, no? Una cosa di questo tipo. Poi generalmente c'è sempre l'assalto per avere la parola in più del critico, ma questo fa parte. Però, insomma, è una bella serata. Lo dicevo, l'ultima cosa che dico, lo dicevo con Ilaria, stavo ricordando questa frase, no? Di Venditti, no? In una sua famosa canzone, no? La gente ci amava e questo è l'importante. Quando lui descrive questo viaggio, in cui era stato minacciato dal terrorismo di quegli anni, no? E diceva bomba o non bomba, anche se ci dovessero trucidare, cioè essere artisti, la gente ci amava e questo è l'importante. Io come critico, Ilaria come organizzatore, ormai vediamo quando le persone sono contente all'interno della scadenza culturale. Quando non sono contente lo vedi subito. Se la mi mandano la mail. Se la squadra piano piano e ne sono rimaste metà in mezzo.
La mail, quella sai, è anche un modo per essere ancora più contenti. Sì, sì. Però in qualche modo è una bellissima serata d'arte. Vorrei ringraziare anche Domus Talenti, perché guardate che questo è uno spazio magnifico. Sì, è vero. È uno spazio magnifico, me ne sono accorto veramente vedendo anche tutte le persone qua intorno, veramente una cosa splendida. E quindi grazie Elisa, grazie, grazie a tutti. Allora, adesso c'è, avete due scelte in realtà, c'è il momento volendo delle interviste, c'è ancora presente con noi Barbagallo, quindi ci sarà Angelo, il mio collega che è diciamo il capo di Artists in the World, quindi volendo c'è il momento delle interviste oppure fuori c'è un buffet, chissà cosa sceglieranno. Perché è critico, se deve prendere sempre al buffet. Allora. A voi al buffet, ok? Finita.